Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su Pokémon Y Randomizer Nuzlocke Challenge. Nella scorsa parte abbiamo fatto, come al solito, tante cose imperdibili. In questa parte dobbiamo subito, intanto ho allenato anche Mr. Lutgarda fuori dalla registration, livello 44, ho allenato anche Mr. Alternative, però ancora li devo allenare un po' in realtà. Comunque dobbiamo andare a Luminopoli perché urge che andiamo a Luminopoli. Perché Elisio ha dichiarato che vuole distruggere l'umanità e solo il Team Flare potrà sopravvivere. Adesso io dovrei ricordarmi dove sia il caffè Elisio. Da qui ci si poteva arrivare? Non lo so. Vediamo, vediamo. Comunque vi invito a mettere mi piace, a commentare e a iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Perché se non l'avete ancora fatto siete totalmente pazzi. Ma intanto... Intanto devo attivare il timer, è giusto. E seguitemi su Instagram, i link in descrizione sono tutti utili per essere delle persone stupende. Allora, forse si arriva da qui al caffè Elisio? No, qui c'era solo un centro Pokémon inutile. No, io prendo un taxi, non ho idea di come arrivarci. Non so come arrivarci. Ah, forse è qui. Un caffè intenso? Sì. Vediamo se è questo. C'è un'atmosfera misteriosa. La specialità del giorno è battere e ritirata. Aha! Sei un membro del Team Flare. Recluta Team Flare. Fa finta di essere un cameriere. Squallido. E c'è Linoon. Stranamente un Pokémon che Mr. Alternative non farà fatica a sconfiggere. In realtà io spero... È a livello 46. Io spero che... Cosa faccio? Battiterra o cresci pugno? Faccio prima un battiterra, vediamo. Fangata. Spero faccia panciamburo, mi sembra che lo impara verso quei livelli così. Poi con battiterra lo distruggo. Lo distruggo! Adesso dovrei essere più veloce, quindi faccio... Forse con frana lo butto giù. Alla fine battiterra 60 e frana 75, di potenza 70. Un secondo controllo. No, ho sbagliato. Mostra mosse. Frana 75... Il danno è stato ottimo. Tanto non lo distruggerò mai, però ci provo. Vediamo, frana. Forse tentenna. Forse muore. Sì, è morto. Ok, ma quando impari tipo terremoto, Mr. Alternative? È anche lentissimo a salire. Quando non registro ci sto tantissimo tempo. Apriti sesamo. Anche a te devo sconfiggere, presumo. Sì, anche lei è una falsa e una bugiarda. Recluta Team Flare. Che manda Dragonite. Dragonite ha mosse di tipo acqua. Forse può imparare tipo idrondata salendo di livello. Di questo passo l'accesso segreto non sarà più tanto segreto. Scusate se è andata la mia voce mentre... Ma se ne potrebbe andare anche di nuovo tra poco. E cosa devo fare? Che... Aha, apriti sesamo. Però io devo prendere in squadra... Un secondo, vado al centro Pokémon e vado a prendere... Mr. Lutgarda. Ok. E poi avete visto, per fortuna ho cambiato Mr. Alternative. Vi ricordavo che... Dragonite potesse imparare appunto idrondata. Elisio, benvenuto. Il mondo è giunto alla fine del suo cammino. Non tutte le vite potranno essere salvate. Solo i prescelti avranno un biglietto per il futuro. E tu? Desideri anche tu il tuo biglietto? Oppure vuoi cercare di fermarmi? Dimostrami le tue intenzioni lottando. Anche contro Elisio? Pensavo si lottasse alla fine di questo posto. La sfida di Elisio e Team Flare. Scusate se intanto in sottofondo sentite il mio gatto che miagola, è normale. È normale perché il mio gatto ama lamentarsi, per questo prima ho tolto il volume perché fa un casino. No, contro Wooper, oddio, non fa niente Wooper, ha un attacco speciale orripilanti, però. Andiamo Mr. Lutgarda. Però potrebbe farmi una mossa terra fastidiosa, tipo colpo di fango, queste cose qui. E allora mando Miss Bea e faccio danza spada con Miss Bea. Cioè, dovrebbe farmi una mossa d'acqua in teoria, però vediamo che fa.
Pioggia danza, vabbè, ci stava pioggia danza. Ci stava, ci stava. Ma tra l'altro ha clorofilla come abilità, mister. Beh, e ho anche dimenticato che devo insegnare calmamente a Baywatt. Terremoto? Come fa quel cosino a scatenare un terremoto? Va bene, non mi potenzio troppo perché possibilmente dopo c'è un Pokémon di tipo volante o fuoco, quindi... Quindi... Povero Woppa. Molto bello Woppa. Chi c'è adesso? Omastar! Ok, non penso che abbia un Pokémon... Però potrebbe avere più... Nuoto Velox. No, voglio vedere velocità. Omastar è lentissimo. Ma con Nuoto Velox mi supera. No, no, io cambio. Ho paura di Omastar. Però anche se cambio con chi? Oppure provo a fare una fendifoglia, perché non penso, anche se mi fa forza antica o frana, non penso che mi uccida. Quindi io ci provo fendifoglia. Protezione. Va bene. Va bene, va bene, protezione. Vediamo se è più veloce lui. Io, ok, più veloce Mr. Bea. Mi stavo preoccupando per niente. Però Omastar, ripeto, poteva fare anche Jettaguscio. No, vabbè, no. Se ero più veloce io, no. Però... Insomma, la preoccupazione non era del tutto stupida. Manda Scatterbug. No, Elisio, che team orribile. Faccio ritorno. Ok, fa tutte le mosse allo stesso modo, Mr. Bear. Quante animazioni per Livenny, quante. Team Flare manda Gbite. Sì, proprio un team orripilante. Nel senso, non è che sono Pokémon brutti. Scatterbug è proprio scarso. Whopper anche... Gbite. Omastar è molto forte, però c'era Mr. Bear. Eggbite non è Garchomp. Insomma, ho trovato allenatori più forti, devo dirlo. Elisio! Nel tuo cuore brucia il fuoco degli ideali. Continua così. Che fuoco bruciante, lo vedete? Molto bruciante. Ma quanta passione ci mettete tu e la tua squadra di Pokémon. Mi sono proprio divertito. Tu vuoi sventare i nostri piani, ma rifletti un momento. Con i proventi del laboratorio ho sempre cercato di aiutare la gente, ma i miei sforzi non hanno dato frutto. Il mondo era troppo grande e pieno di sciocchi per risolvere tutti i problemi con le mie sole forze. Ho capito che l'unica cosa da fare per salvare il mondo è ottenerne il controllo. Non mi aspetto che tu mi comprenda. Ma se vuoi davvero fermare l'arma suprema, dovrai esplorare il laboratorio e sfidare tutti i miei compagni. Non posso usare l'ascensore, vero? Quanto alla chiave dell'ascensore, è nelle mani di una scienziata del Team Flare. Che non c'è bisogno però che mi spieghi tutto, tranquillo. Un ideale irrealizzabile che costringe il mondo a limitazioni insensate. Allora, questo ricorda molto il rifugio del Team Rocket, ovviamente. E sarà pieno, le pedane del teletrasporto sono così potenti da rapire anche il tuo cuore e farti volare via. Vabbè, non leggerò, saranno un sacco di reclute, quindi non leggerò tutto. Vediamo chi ha. Oddish! Ovviamente un Pokémon di tipo erba, ma non mi dire! Che sorpresa! Vai, Mr. Alternative. Finché rimane di tipo roccia terra, devo stare molto attento. Però mando Mr. Lutgarda. Non penso che abbia problemi contro un Oddish, a meno che non faccia sonnifero. Però se fa velen polvere posso evitarlo. Vediamo cosa fa. Campo erboso. Quindi mostre di tipo terra meno potenti e mostre di tipo erba più potenti e si aumenta il PS e si cresce. Io faccio danza spada, sono più lento di Oddish? No. Dimentico che devo insegnare palla ombra a Mr. Lutgarda. Ok, adesso dopo questa lotta passo a Lenti. Ricordo di averla trovata palla ombra, forse me lo sono inventato. Ok, mi ha fatto abbastanza male con una petalo danza, brutto maledetto. Faccio spada solenne perché... Sono molto più veloce di Oddish. Oddio, adesso però con Petalo Danza mi fa malissimo, non ci ho pensato. Spada solenne, uccidilo! No! Aia, Mr. Lutgard, attento. Aia. Porca miseria. E allora sapete cosa faccio? Niente, continuo ad attaccare. Stavo dicendo mi guarisco ancora, ma non serve. Uso l'atte Mumu adesso sul Mr. Lutgard. Devo stare molto attento perché non ho mai usato Aegislash, quindi devo stare molto attento a quando attacca e a quando non attacco cose. Accidenti, basta con questa lotta, devo riprendere fiato. Però per palla ombra cosa cancello? La mossa acciaio la voglio. Spada solenne comunque mi piace. Che è successo? Sì, bacca palma, dammi tutte le bacche e fammi
Io devo vedere intanto se c'è la palla ombra. Allora, intanto calmamente. Perché lo può imparare anche Mist Bea? Comunque, dai Watt al posto di Fulmine. Sì, perché la mossa Folletto nel team mi serve e Fulmine lo può fare anche Miss Smilady, quindi alla fine va bene. Poi, per numero, perché l'MT 30 palla ombra, questo lo so per certo. No, non ce l'ho, ok, allora mi sono fatto tanti problemi per nulla e mi succede molto spesso. Allora, dove devo andare? Ah, ok, sono le teletrasporti. Sei Akebia, ti riconosco. Ah, ma tu sei quel simpatico allenatore della centrale di Kalos. Come promesso ci rivediamo, Sei tu Akebia? Sì, non so perché mi è rimasto impresso questo nome. Kamerat. Kamerat, siamo tutti e due super efficaci su tutti e due. Chi sarà più super efficace? Un secondo, però controllo quanta difesa speciale abbia Mr. Alternative. 83-84. Io non penso che mi butti giù in un colpo. Prova a fare battiterra. Anche se mi fa geoforza, inizio prima io. Spero che non abbia abisso. Sbadiglio, va bene, va bene. Qualunque punto esperienza va bene per Mr. Alternative, quindi ciao Kamerupt. Anche se si addormenta, ma non ho curato io Mr. Lutzgard, che cretino. Sono deconcentrato e c'è adesso Pineco. Allora, Pineco potrebbe esplodere, però posso mandare Mr. Lutgarda, perché anche se esplode... Però Pineco forse impara terremoto da solo? Mi facciamo che lascio Mr. Alternative e aspetto che si svegli? No, do una sveglia. Oggi decisioni lampo, pappappappa. Ma è possibile che ho solo due sveglie? Veramente trovo un miliardo di oggetti inutili per terra e mai quelli che mi servono. Ferro scudo. E allora io, vabbè, frana comunque. Tanto penso che esploderà da un momento all'altro questo Pineco. Questa Pineco. Ferro scudo. Di questo passo non faccio niente. Boh, frana. Magari un brutto colpo. Vai, Mr. Alternative. Vortex palla. Va bene. Pineco ha comunque un attacco bassissimo. Bassissimo, bassissimo. Però Vortex palla mi fa un po' male. Facciamo che cambio e mando Mr. Extreme. Però se esplode, porca miseria. Mando Mrs. Milady, che è lentissima. Vortex palla quindi non fa niente. Anche se esplode non la uccide. È divertente perché una pigna esplode. Vortex palla, va bene. Non so chi è più veloce tra i due. Veleno punto. Forse muore, vi torzoremo più. No, non muore. Per poco. Dal danno che ho fatto deduco comunque che sia più veloce Mrs. Milady che ha fatto lui. Esatto. Ciao Pineco. A Pinecone. Ho sconfitto Akebia. Che allenatore interessante. Saresti molto più utile delle nostre reclute. E cos'è questa... questa cosa? Purtroppo non ho la chiave, ma ti lascerò passare. Ma quale sarà la pedana giusta per teletrasportarsi? Credo quell'arancione. Allora, io tengo che guarire... Calcio? Il calcio lo uso su Mr. Extreme. Super pozione. Su Mr. Va bene. Latte Mumu. Ok. Ha pochissimi PS Mr. Lutgarda. Vediamo qui. Vediamo se qui. No, era la scelta più sbagliata che potessi fare nella vita. Ok, quindi quella arancione mi riporta lì. Non so se è sempre così, ma per il momento è così. Quindi via col teletrasporto e... c'è poi neanche teletrasporto in questa cosa strana. Ci posso entrare qua? No, voglio quello strumento. Devo sfidare te, presumo. Tirerò fuori tutto il mio potenziale. Bravissimo. Recluta del Team Flare che manda... Politoed. Tutti i Pokémon di tipo acqua ed erba. Ma non può essere un caso, non può. Vabbè, c'è stato Linun, qualcuno c'è stato. Però che caspita. Mando Mrs. Milady.
Cioè, mando Mist Bea, però si sta allenando solo Mist Bea così. Anche perché Mist Bea a salire non è che abbia problemi, è molto veloce. Ultimo canto! Va bene, io lo sconfiggo e cambio. Fendifoglia! Pam pam pam. E muore Politid. Politud, Politid. Mister Alternative sarà a livello 45. Oh, finalmente. Oh, com'è possibile. Marowak. In realtà penso che con una Fendifoglia venga giù pure Marowak, quindi... Dai, Mister Bea, tutta la tua potenza in questa Fendifoglia. Bravissimo. È disperato, è disperato. Il capo gli darà una bella strigliata. Secondo me neanche se li ricorda il capo. Allora, che livello sono gli altri 45? Allora facciamo un altro livello per Mr. Lutgarda. Qui devo dare uno strumento, però. Cos'è questa storia che non ha strumenti, Mr. Lutgarda? Vediamo cosa mi piace. Non le balls. Non le pietre. Dove sono gli strumenti da dare? Sul serio? Sul serio, tutti gli strumenti che esistono? Potrei dare... Allora, potrei dare la metal coperta e gliela do. Stavo pensando metal coperta oppure cintura nera, perché alla fine spada solenne è più potente. E ho controllato, impara metal testata solo con la scoma cuore, posso insegnargliela. Quindi devo aspettare di avere una scoma cuore. Furret, finalmente. Finalmente un Pokémon adatto al Pokémon che manda in campo, effettivamente. Furret di sicuro avrà garanzia una mossa di tipo buio, non lo metto in dubbio. Ah no, amnesia. Bellissimo, Furret mi piace. Va bene, basta. Tutti i Pokémon di seconda generazione sono tra i miei preferiti, quindi... Facciamocene una ragione, facciamocela. Faccio un'altra danza spada. È talmente potente che no, faccio spada solenne. Sbigo attacco, lo sapevo! Giustamente non l'ha fatto prima perché pensavo a chi facessi danza spada, sicuro! Spada solenne. Muori Furret. E riceve punti. Ma anche Mr. Lutgard è lentissimo a salire. Questa non mi piace, questa non mi piace. Ok, non so chi sia più veloce tra Octillery e Mr. Lutgard. Faccio uno scudo reale per sicurezza. Facciamo scudo reale. Però ho paura che utilizzi qualche mossa per potenziarsi, vediamo. Octazooka. Lo butto giù con... Vabbè, faccio un'altra danza spada. Così poi sono sicuro. Ok, sono più veloce, immaginavo. Octazooka. Vabbè, in questa forma evita l'attacco, va bene, va bene. Nessuna preoccupazione. Vai, Mr. Lutgarda! Ha la natura che gli aumenta la velocità, Mr. Lutgarda, no? Forse ha la descrizione che descrive che abbia tante IV in velocità, mi sembra. Comunque, un po' di velocità gli serve contro questi Pokémon lenti. E la mia amica Lutgarda è sempre con noi, allora. Dove devo... Là c'è una porta, è qui? Qui c'è una cosa che mi dice vai su, su, su. Qui pure vai su e qui c'è un'altra recluta. Ti farò girare come una trottola. Però voglio entrare in quella porta. Adesso entro in quella porta. Manda Tepig. Allora, è di tipo fuoco. E questo è evidente. Ma che può farmi? Lancia fiamme? No, non voglio rischiare. E mando... Potrei mandare Mr. Alternative. Dai, sì, perché gli altri non ho problemi ad allenarli. Mr. Alternative, sì. E ancora mancano 10 livelli per farlo evolvere, non ci posso pensare. Fuoco carica, ecco, mi avrebbe fatto molto male. Non a Mr. Alternative perché allevo il condensa. Io farei direttamente una frana. Sei una frana, Tepig, sei una frana. Non è vero, è carino anche Tepig, ma è morto. Ok. E c'è Chespin. Chespin. Mando Mrs. Milady. Mrs. Milady a cui Chespin non può fare un cavolo. Chissà quanto è grande questo dungeon. Non ne ho
The slightest idea, non ne ho idea proprio per niente. Scusate, ogni tanto quando uso i neologismi e queste parole in inglese non è per sentirmelo, ma è tanto perché sono stupido. Comunque, non mi importa se ho perso, tanto che aspetto un mondo meraviglioso. Oddio, oddio. Ricordano molto delle sette questi del Team Flare. Non sette nel senso di numero 7. Qui posso guarirmi? Provocazione. Perché dare un MT al tuo nemico? Non lo so. Ma è stato gentile da parte tua. Revitalizzante. Magari posso guarirmi qua. Non mi serve a tanto però. Cosa stai indossando? La favolosa tuta del Team Flare? No, non posso guarirmi. Ah sì, invece. Certo, come fate ad addormentarsi davanti a due reclute che neanche conosce? Io non riesco a dormire mai. Sono sempre insonne. Andiamo di qua, penso. Ok, questo è... Ancora per molto ce n'è? No, per fortuna. Scusate, non voglio essere sgarbato. È il gioco che mi ci porta. Ma come hai fatto ad arrivare fin qui? Perché quelli in quella stanza non lo sanno che sono un nemico e tu sì? Cosa sai tu? Cosa sai tu? Carbink? Vabbè, doppiamente debole al tipo acciaio. Però è lentissimo. Vabbè, non mi preoccupa, Carbink non ha una statistica di attacco o di attacco speciale preoccupante. Lo so perché era nel mio team di Pokémon Y. No, in realtà non è il mio team, però, più o meno. Che ha fatto? Condivide le sue capacità difensive? Grazie! Oddio, non so chi sia più resistente in questa forma, ma penso comunque Carbink. Io faccio un'altra danza spada perché è talmente lento che Vortex Palla avrà tipo potenza 20, quindi non gli faccio niente. Forza antica. Si aumenta tutte le statistiche? No. Vortex Palla, vediamo se lo butto giù. Vai Vortex Palla, troppo bella questa animazione. Adesso però ad un pipì su a Vortex Palla. Oppure aspetto di avere una squamacuore che non ho capito dove si trovi, dove si trovano in questo gioco. Golbat. Ma che può farmi Golbat? Io potrei restare in questa forma e fare direttamente Vortex Palla. Però può farmi no, sgranocchio o qualcosa del genere. Le mosse buio le imparano tutti. Quindi meglio scudo reale, meglio andare con cautela. Era soia, va bene, non mi avrebbe fatto niente. Vortex Palla. E così mi fa ancora meno. Poi ho le capacità difensive di un Carbink, quindi non ho problemi. Vortex Palla. E sarà a livello 45. Purtroppo non impara mosse. Slash sarebbe stato forse meglio trovare la sua pre-evoluzione. Honedge? Non ricordo la seconda come si chiama. Forse Honedge è la seconda e la terza. No, è la prima. Beh, non ricordo. Ci sono due scienziate. Mi resto facendo i fatti miei. La sua faccia non mi è nuova. Non riesco a ricordare chi è. Non ne ho proprio idea. Ad ogni modo, non è dei nostri. Sbarazziamocene. Hai ragione. Comincio io. Potevamo fare una lotta in doppio? Sì. Citisia, l'ho chiamata Sistia l'ultima volta. Citisia che manda un altro Golbat. Va benissimo. Mr. Lutgarda non vi teme, non vi teme. Danza spada. Ecco, visto, si mi ha fatto un po' più male adesso. Perché prima avevo la difesa speciale aumentata da quella mossa di Carbink. E Vortex Palla. Fortuna non c'è stato neanche un brutto colpo. Vai, Miss Lutgarda. E Vortex Palla. Lo so che è salito a livello 45, però... Non è morto, pensavo di sì. È molto più veloce un Golbat. Una Golbat, quello che è. Acrobazia. Aiaiaia, vero? Sono in forma... Non ho pensato che dovevo forse cambiare. Non ci ho pensato. Ok, veramente non mi aspettavo che resistesse. Soprattutto dopo una danza spada e manda Aerodactyl. Io change, sicuramente change. E mando Mr. Alternative. Potrebbe avere terremoto. Io non credo che lo impari da solo Aerodactyl. Anche se lo fa non mi dovrebbe uccidere. Sgranocchio. Ok.
Facciamo frana. Sgranocchio, ok, infatti non ha terremoto. Tenta Mr. Alternative. Frana! Dovrei fare almeno 50%? Anche di più. Sgranocchio. Frana. Lui sa sgranocchio, vabbè. Piano. Ok, frana. Dai, si stanno facendo valere i due nuovi membri. Ok, Mr. Alternative non hanno tanto un nuovo membro, Mr. Lutgarda, sì. Citizia! Ci risiamo, un'altra sconfitta, che figuraccia. Ma neanche l'ha inquadrata quando è caduta per terra. Piccola peste, guarda cosa hai fatto a Citizia. Sono mortificato per quello che ho fatto a Citizia. Bromelia, ok, Bromelia. Manda Oshawott. Oshawott! Era tipo così il suo verso, mi sembra. Solo Mr. Extreme e Mrs. Milady devono salire ancora di livello, a livello 46. Oltre, vabbè, ai due dell'apocalisse. Danza spada, vabbè, non mi preoccupa, non faccio neanche la sceneggiata, perché non mi preoccupa anche se fa danza spada uno Oshawott. Ma che non abbia una mossa ghiaccio potentissima e fisica, ma dovrebbe morire. E infatti è morto. Midisp, Oshawott Midisp. Mrs. Milady è salito a livello 46. Che c'è adesso? Piplup. Ok, aveva due starter d'acqua di due generazioni differenti. Della quinta e della quarta. Fulmine. Io vorrei tornare però a guarirmi in quei morbidi letti fantastici. Vediamo se ce l'avevano loro la chiave, ma penso di no. Erano quattro. Abbiamo incontrato quattro scienziate, quindi sarà la quarta sicuramente. Sei forte, eh? Un allenatore che agisce all'unisono con i Pokémon e va bene, avrà le risposte che cerchi, stai molto attento. Abbiamo sfruttato l'elettricità della centrale di Kalos per riportare alla luce l'arma suprema. Ora non ci resta che attivarla, vuoi sapere come faremo? Useremo l'energia dei Pokémon. Proprio così, le pietre del percorso 10 servono ad assorbire l'energia dei Pokémon e a canalizzarla nell'arma. Ricordate quel percorso con le pietre gigantesche? Le pietre allineate del percorso 10 possono essere considerate delle tombe di Pokémon. L'arma che 3000 anni fa mise fine alla guerra tolse la vita a molti Pokémon, e noi del Team Flare, per realizzare il nostro piano, siamo pronti a sacrificare altre vite. Sì, ma la chiave. Non possiamo distruggere la pietra? Servirebbe spaccaroccia di Mrs. Softy. E ok, ho fatto tutto questo, ma... Così, mi darà... Cioè, vado a muro... Andare allora di qua. Esatto. Poi di qua. Sì, questa è la strada giusta. Per un secondo io vado a guarirmi. Ci vediamo qua. Ah, ma non ero entrato qua, invece dovevo. Non è nemmeno qui. Di un po', tu non ne sai nulla? Cerchiamo un tipo alto, ma così alto che sembra un Sea Viper allungato in verticale. Abbiamo saputo che il Team Flare lo sta cercando per qualche motivo. Che relazione ci sia tra il Team Flare e quel tipo è un mistero. Comunque, Avian, prendi questo, ti sarà utile. No, non mi sarà utile per niente. Ah, ora che ci penso, è da tanto che non ci si vede. Tra l'altro, non so ancora il tuo nome. Dunque, noi siamo qui perché un certo professore ci ha incaricati di fermare il Team Flare. Anche tu sei qui per lo stesso motivo? Fai attenzione, mi raccomando. Va bene, ci rivediamo di nuovo dove avevo detto prima. Ok, eccomi, e ho messo dei Watt al primo posto. Così faccio salire di livello un po' anche lui. Occhiali neri, non li avevo? Non ricordo. Penso che andando a sinistra si torna all'inizio. Non lo so, intanto sconfiggo lui. È già scaduto il timer dei 30 minuti? Non penso che per la parte che state guardando voi sono 30 minuti. Scrafty? Penso che con un Magibrillio muoia. È doppiamente debole e poi di 3 livelli inferiore, sì. Magibrillio. Vai, dei Watt. Dicevo, è scaduto il timer, però ormai ovviamente finisco il rifugio. Non voglio dividere a metà questa cosa. Dei Watt è salito al livello 47. Vai, dei Watt. Ho messo dei Watt anche perché così un po' ci sbrighiamo. Electric. Urgh. Faccio calmamente e poi confusione. Bella questa animazione di calmamente, mi piace. Molto zen. Cosa fa? Lui scarica. Allora, mi fa meno male, ma mi paralizzerà.
C'era il dubbio? No, non c'era il dubbio. Confusione. Sotto carico, ora si mette anche lui la difesa speciale, quindi non è servita a niente. Ecco, lo sapevo. Mi hai rotto Electric, vai Mr. Alternative. Vai Mr. Alternative, perché su Mr. Alternative cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Vediamo. Scarica, non puoi! Mi è mancato avere un tipo terra, che resterà tale per ancora poco, però. Poco, relativamente poco. Spero che prima della Lega si arrivi al livello 55, ma non lo so. Perché siamo alla settima medaglia, manca una medaglia e poi si vede. Mi dovrò tenere Pupitar per la Lega? Chissà. Devo usare l'antiparalisi. Borsa. Sono qui gli antiparalisi, giusto? Due. Antigeli, voglio vedere quanti antigeli ho, perché l'altra volta ne ho trovati tanti. Ah, ok, 7. Allora non sono pazzo. Un po' sì, un pochino sì, diciamolo. Qui c'è caramella rara. Penso le darò tutte a... tutte a Mr. Alternative per farle evolvere a un certo punto. Che posso usare? No, non posso usare... Ma non c'è qualche strumento, vero? No. Non ci sono questi segreti fantastici? No, 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 no. No, ma come posso pensarlo? No, che cretino, no. No. No, 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 no. No, proprio no. Va bene, basta. Allora andiamo. A questo punto devo andare da questa parte. Sconfiggere questa recluta. No, ho sbagliato direzione. E qua ci sono le due scienziate. Va bene, allora devo fare... Ci rivediamo lì. Ok, credo che sia da questa parte. Sì, forse l'ho trovato finalmente dove devo andare. No... No, perché c'è un altro teletrasporto che mi porta qui. Iperpozione. Che casino questo posto. E adesso devo scegliere dove andare. Boh, di qua. Sì, forse è la strada giusta. No! Va bene, non è un problema. Allora da questa parte. Ok. Capisco come ti senti. Vorresti anche tu un completo come il mio, eh? Intanto mi sono guarito di nuovo... Vabbè, non serviva, però sono capitato di nuovo in quella stanza. Kindra. Oh oh, Kindra è molto forte. Facciamo sbadiglio. Ok, sono più veloce, già è un bene. Però se fa idropompa, ecco, mi distrugge. Kindra è potentissimo. Facciamo calmamente così. Anche se mi fa un'altra idropompa, va bene. Attento dei Watt. Va bene. Che potenza Kindra, un Pokémon veramente troppo potente. Magibrillio. Ci vorranno sicuramente due colpi. Ho detto, poi il Team Flare ha sempre i Pokémon più forti, eccetto Elisio, a quanto pare che è il capo. Però il Team Flare ha sempre i Pokémon più forti avuto. Recluta del Team Flare, sì. Ok, io guarisco dei Watt o cambio? Facciamo che cambio, appena uno è danneggiato si passa al prossimo, che è Mr. Extreme. E vado di qui, credo. Ah, finalmente un po' di moto, mi ero proprio stufata di intercettare conversazioni sull'Holovox altrui. Lo farei anch'io. No, non è vero, è violazione della privacy. E c'è Whimsicott. Whimsicott che è forte contro Mr. Extreme. C'erano dubbi? Non vi era dubbio alcuno. Manderei Mist Lutgarda o Mist Bea. Però su Mist Lutgarda non può fare niente. Anche se può fare... No, Spora no. Whimsicott può fare però le polveri maledette. Mist Lutgarda o Mist Bea? Mist Lutgarda. Perché se fa forza lunare può fare male a Mist Bea. Invece su Mist Lutgarda no. Vento in coda, va bene. Si rende ancora più veloce. Non so se, se abbia effetto così la danza spada. Cioè la Vortex Palla sia più forte se c'è vento in coda, non penso. Mega assorbimento non mi fa un caspita.
Vediamo se muore. Alla fine ha tantissimo di attacco Mr. Lutgarda quando è in questa forma. Potrebbe anche farcela. Sì! Sì. E Mr. Lutgarda sarà livello 46. Meritatamente. Che c'è adesso? Chandelure! Direi che è il momento di cambiare così, ad occhio. E mando Mr. Extreme, anche se è una palla ombra di Chandelure. Porca miseria. Ma dovrebbe aver fatto una mossa a fuoco, per logica. Pirolancio, sì! Che bello, danneggio Mr. Extreme. Non è vero, povero Mr. Extreme. Idropulsar. Introforce era di tipo elettro. È più veloce? No. No, Mr. Extreme è un cretino. Non ce la farà mai. Non provo neanche a dire forza Mr. Extreme perché lo so che è idiota. Ah, c'era il vento in coda, ecco. Io uso una ricarica totale. Perché mi potrebbe fare una mossa potentissima e se sono di nuovo confuso non ce la farò mai. Cosa fa? Sciagura. Va bene, no, sciagura non mi fa troppo male, credo. E insomma, diciamolo che un po' male l'ha fatto. È comunque più veloce Mr. Extreme. Sarà di nuovo confuso. Non c'è la speranza che Mr. Extreme non sia stupido, lo ripeto. Non c'è possibilità, è sempre così. Ormai ci sono abituato, ci siamo abituati un po' tutti. Allora mando Mrs. Milady. Cosa devo fare? Devo fare un surf. Non posso attaccare con Mr. Extreme. Bisogna prendere atto delle cose. Sciagura. Farà meno male su Mrs. Milady. Ma farà nuovamente. Io faccio tossina se riesco ad attaccare perché farà nuovamente stordiraggio, lo so. Dai, Mrs. Milady, tu non sei Mr. Extreme. Io credo in te. Dai. Ok. Almeno piano piano si distrugge questa stupida Chandelure. Ma poi quanto è veloce Chandelure? Perché è più veloce di Mr. Extreme? Sciagura. Sciagura raddoppia il danno se è paralizzato. Penso, non si è confuso. Surf. Bravissima, Mrs. Milady. Vediamo quanto male faccio. Ok. Non so se quel dannetto del veleno servisse. Potrebbe essere, non lo escludo. Mr. Extreme salito a livello 46. Ci voleva un po' di movimento. La tua squadra è tornata vivace. Allora, io direi che adesso è danneggiato pure Mr. Extreme. Quindi si passa a Mr. Bea. Si passa a Mr. Bea e ci si diverte. Non di qua, ok. Stavo controllando per sicurezza. Qui ci sarà un'altra scienziata. Sì. Ma io ti ho già visto nella caverna gelata. Sei da solo questa volta? No. Oh, a quanto pare mi sbaglio, la tua squadra è con te. Noi raccogliamo informazioni sui vari allenatori tramite l'Holobox, quindi sappiamo tutto di te e dei tuoi amici. Il Mega Check è uno strumento che risveglia i poteri assopiti dei Pokémon, e l'arma suprema è in grado di amplificare al massimo il loro potere. Tutto sommato il nostro obiettivo non è mostrare di queste vostre. Chi sei tu? Martinia! Ricordo, manda Persians. Farà sicuramente prima bruciapelo e poi una mossa fastidiosa. Io direi che cambio con Mr. Alternative. Che su Mr. Alternative non ha possibilità. Spero che faccia giorno paga. Se può ancora farlo così guadagno di più. Se la sconfiggo. Gemmo forza, va bene. Per fortuna ho cambiato, non avevo pensato per niente a gemmo forza. Non avrebbe fatto granché male. Però sembra meglio meno che più. Non faccio battiterra perché Persian è un Pokémon molto molto veloce. Quindi anche con battiterra non inizierei prima. Quindi cresci pugno. Guardate che male che fa con un crescipugno Mr. Alternative. Bravo. Comete. Perché non continua a fare gemmo forza? Non mi ha fatto niente. Adesso sono a più 2 di attacco. Spero non abbia un Pokémon acqua o erba, così posso almeno fare un attacco. E c'è Lumineon, un Pokémon di tipo acqua. Odio tutti, basta. Mr. Bea. Cosa fa? Acquanello. Avrei potuto attaccare. Vabbè, però non si sa. Cioè, non si sa. Prendi foglia. Mr. Bea, penso raggiunga il livello 48. Sta salendo veramente come una saetta.
come una saetta. Come si chiamava McQueen, quella di Cars? Non ricordo. È salito al livello 48, bravo Miss Bea. E Mr. Alternative, meritatamente anche lui, sarà a livello 47, ma non niente, 46. Tu e la tua squadra siete davvero fuori dal comune. E mi dà la chiave dell'ascensore. Ta-da, incredibile, il nostro eroe ha trovato la chiave. Finalmente. Il potere del Pokémon leggendario, il potere di togliere la vita, una forza misteriosa che la scienza non sa spiegare. Cosa credi che accadrebbe al mondo se racchiudessimo un simile arma? Vabbè, insomma. Allora ragazzi, io continuo nella prossima parte, lo so che avevo detto che non avrei continuato, cioè che non lo volevo dividere in due, però penso che succederanno ancora tante cose dopo che entrerò nell'ascensore. Quindi ci sarà un bel po' da fare nella prossima parte, che sarà imperdibile, perché lotteremo contro Elisio, faremo cose, non lo so, forse lotteremo contro Elisio, in realtà non ricordo niente, ma io penso che ci sia tipo lo scontro finale con il capo del Team Flare. Mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete già fatto, attivate la campanella per ricevere notifiche ogni volta che caricherò un video, così siete subito lì pronti a sostenermi, come siete simpatici quando lo fate e quando non lo fate vi odio, no, non è vero però, e sarebbe carino che lo faceste. Ma perché? Vabbè, mi perdo io in cose. E poi cosa potete fare? Divertitevi in compagnia. Seguite il link in descrizione. Seguite il link in descrizione, soprattutto il mio profilo Instagram. Seguitemi lì perché lì faccio molte cose. E ci vediamo nella prossima parte di Pokémon X. Pokémon Y in realtà. Randomizer Nuzlocke Challenge. Bye!